Ciao a tutti e benvenuti. In questo breve video rispondo a una domanda di Simone che saluto, il quale mi chiede se posso aiutarlo a capire brevemente con un video qualche elemento riguardo alla respirazione costodiaframmatica. In particolar modo, gli sembra che la respirazione sia molto molto alta, parte da una respirazione al momento che è una metà tra una respirazione addominale e una lieve respirazione costale laterale. Mi ha mandato un video per farmi vedere. Ha provato a fare la respirazione un pochino più in alto usando anche la fascia e gli sembra un po' alta e mi chiede se posso comunque aiutarlo a capire. Innanzitutto vediamo questo aspetto. Il diaframma è localizzato alle ultime 6 costole all'incirca. Ok, sopra al diaframma, qui in questa zona, nella zona diciamo del petto, alta comunque del torace, noi abbiamo i nostri due polmoni. Cosa accade? Quando respiriamo, il diaframma si abbassa, ma soprattutto si apre se noi apriamo proprio questa zona delle costole, e i polmoni cosa fanno? Possono riempirsi maggiormente di aria, immagina o immaginate per chi mi segue che abbiamo due sacchetti di aria posti qua che sono i nostri polmoni. Se il diaframma scende e si apre, i polmoni possono espandersi maggiormente, scendono e si espandono di più. Questa in sintesi è un po' quella che è la respirazione costo-diaframmatica. Ora ti faccio vedere, visto che mi hai chiesto. Dunque, polmoni, ecco qua, ti faccio vedere, dunque, riuscite a vedermi? Individuare la linea sotto il pettorale, quindi questa, e da qua abbiamo le nostre ultime 6 costole all'incirca, dove è posizionato il diaframma. Qui sopra noi abbiamo i polmoni. Ebbene sì, i polmoni sono qui all'incirca in questa zona, voi aprite le vostre mani e coprono proprio quest'area del nostro torace, la parte comunque alta del torace, perché qui noi abbiamo, poi sotto abbiamo il nostro diaframma e sotto gli intestini, quindi non sono qui i nostri polmoni. Questa è una cosa molto importante, tante persone localizzano i polmoni molto molto in basso. Quindi cosa significa questa respirazione che tu pensi sia molto alta? Dunque, una volta individuato il nostro diaframma, inspirando, aprire, come ho detto in tanti video, le costole medio-basse lateralmente, quindi questa zona, in questo modo, cosa accade? Il diaframma si apre, si abbassa, i polmoni che sono qua, cosa fanno i polmoni? Se questo è il diaframma che si è aperto e abbassato, i polmoni si abbassano e si espandono. Alla fine della fiera, la parte che si gonfia, che si riempie, non è il diaframma, ma sono proprio i polmoni. Quindi chiaramente l'inspirazione avviene comunque nella parte medio-alta del torace. Perché? Perché i polmoni sono qua e il diaframma è qui. Questa è la nostra base, diciamo, della respirazione che si apre. Il nostro diaframma, e qui avviene l'inspirazione in questa zona dove appunto ci sono i polmoni. Va bene, spero di essere stato chiaro, di averti dato una spiegazione a te utile. Quindi la parte che si espande anatomicamente, fisiologicamente, non è il diaframma, ma sono i polmoni. Quindi è normale che la respirazione avvenga sopra al diaframma, non avviene sotto, che poi noi apriamo le costole. Per aprire bene il nostro diaframma è un discorso. Partiamo da questa apertura, ma a livello anatomico, quello è fisiologico, quello che succede è che queste due sacche che noi abbiamo sopra al diaframma, quindi all'incirca senti dove finisce lo sterno, dove c'è lo xifoide, qui inizia all'incirca il centro frenico, il centro comunque del diaframma. Sopra adesso avviene, quindi la respirazione avviene fisiologicamente in questa zona, nella zona molto alta, quindi si apre il diaframma, lo si lascia scendere, aprire grazie all'allargamento delle costole con la respirazione costo-diaframmatica, e allo stesso tempo i polmoni in questo modo si possono, ti faccio rivedere, apro la mia base, il mio torace, le costole, i polmoni possono dilatarsi maggiormente, quindi si riempiono anche nella parte molto molto bassa, però la respirazione avviene nella parte alta fisiologicamente del torace, dove noi abbiamo
anatomicamente i polmoni, quindi è normale che si senta un'espansione anche superiore. Va bene, ti mando un saluto, vi mando un saluto e a presto. Ciao!